Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, di fatto un video esperienziale di Crypto.com parzialmente, ma come avrete visto nel titolo andiamo a vedere la finale di Coppa Italia a Reggio Emilia. Questo è possibile perché magari lo avrete notato anche, Crypto.com è sponsor della Lega Serie A e anche appunto della finale di Coppa Italia. Chi utilizza il servizio, oltre a tutta una serie di bonus, quello che abbiamo visto nei video precedenti, magari ve ne lascio qualcuno sulle schede, può comunque approfittare di opportunità come questa. Io di fatto non me lo aspettavo, fortunatamente sono riuscito ad avere due biglietti per vedere la finale in Tribuna Autorità e oggi andremo a vedere appunto tutta l'esperienza e il viaggio di avvicinamento. Inoltre, per quanto riguarda lo spostamento, stiamo utilizzando un'auto ibrida e quindi sull'ottica automotive pubblicherò un altro video dove analizzeremo i consumi e i vantaggi appunto di un'auto con un motore mild hybrid. Detto questo, siamo in viaggio, proseguiamo. Dunque, spostati direttamente all'alloggio perché comunque a breve bisogna spostarsi allo stadio e il biglietto è in Tribuna Autorità. Dunque, era il caso di prepararsi a dovere. Adesso passiamo allo stadio e tra l'altro su Instagram vi ho fatto vedere come verrà adottato, che questo se non sbaglio è il primo evento, un protocollo in ottica di protezione al Covid. Io per partecipare ho fatto un tampone certificato chiaramente negativo e esibirò la mia negatività certificata direttamente tramite un'applicazione dello smartphone che si chiama Mitica. Ve l'ho fatto vedere su Instagram. Molto semplice, diciamo che una volta fatto il tampone, direttamente sulla schermata principale, oltre a far vedere il biglietto, basta che mostro di fatto di avere un tampone negativo e entro le 48 ore chiaramente dall'evento e quindi posso entrare. Lo vedremo direttamente tramite le riprese come sistema e dunque passiamo al Mapei Stadium. Ah, proprio al volo, bisogna dirlo, proprio oggi, proprio durante la finale, sponsorizzata da una società che fa cripto, quindi crypto.com. Mentre viaggiavo, tra l'altro, c'è stato un grosso calo sul settore delle criptovalute. Dunque, ora siamo a 38.550 per Bitcoin. Vediamo un po' se lo riesco a far vedere. Beh, c'è stato un grosso calo, vediamo meno 20% su Ethereum. È inutile che scendo, vediamo dei cali piuttosto consistenti. Il minimo toccato in ottica Bitcoin, siamo sui 30.681 dollari nella giornata di oggi. E siamo a 37 in questo momento, tra l'altro. Ma ho parlato con alcuni di voi, mi hanno contattato tramite Instagram, ma lo ribadisco all'interno di questo video, facendo un po' di zoom out. Beh, oggi non ho fatto nessun movimento particolare, quello che avevo continuo a supportarlo. Come ho fatto vedere anche per il corso CryptoStart, fondamentale appunto fare, se siamo in questo settore, un investimento consapevole. Comunque abbiamo il pass per il parcheggio, comodissimo, direttamente sotto lo stadio. Prima volta che vengo qui, il parcheggio è stato comodo e quindi adesso procediamo ad entrare nello stadio. Una cosa surreale di fatto, si entra nella Tribuna Autorità e prima della partita c'era praticamente la possibilità di fare una cena. Mi era mai capitata una cosa di questo tipo e poi appunto procediamo a vedere la partita.
Siamo arrivati alla fine e abbiamo cercato di mostrare tutte le parti della partita, un'esperienza particolare, difficilmente ricapiterà di andare in tribuna autoritaria e vedere una partita, una finale in questo caso, e ho cercato di condividere al meglio tramite questo video. Tutte queste cose sono possibili anche grazie a voi e al vostro supporto, quindi come sempre io vi esorto a seguirmi su Instagram per seguire dal vivo direttamente questo tipo di iniziative, quindi quello che succede, e poi qui sul canale per tutti i video e tutti i contenuti relativi anche, sì, bisogna dirlo, al mondo delle criptovalute. Detto questo, a me non resta che salutarvi, come sempre vi esorto a lasciare un like, iscrivervi al canale, non perdere i prossimi contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video.